E rieccoci, video spettatori e video spettatrici, bentornati a una nuova puntata di Mr. Marty e le sue interviste in... Oggi abbiamo un nuovo ospite, il famoso opinionista, dime che te dico mi. Il nostro ospite di oggi ci darà delle opinioni sulla nostra rassegna stampa di oggi, ma prima ci racconti un po' da dove è arrivato, come è arrivato, alla fine è arrivato dalla Cina, che succede? Sì, sono arrivato adesso di Cina, ero solo mio sorello, sì. Ah, un jet privato? No, noi in Cina abbiamo tutti così, no, ogni cinese con aereo, sì, siamo avanzati. Ah, siete proprio avanzati tecnologicamente, quindi? No, c'è cinese che avanza, li togliamo, buttiamo sulla zampa. Sì, siamo anche differenziata. Abbiamo cinese piccolo, cinese medio, cinese alto, bottin alto. E perché noi buttiamo squazzano, no? Perché avanziamo. Si avanza, no? E infatti l'abbiamo fatto anche il virus, no? One. L'abbiamo fatto noi, l'abbiamo mollato in giro. Solo che dopo se no poco troppo in giro. E allora adesso, come diceva Confucio? Sì. E adesso vedete che è il caso. Passiamo alla rassegna stampa. La rassegna stampa. Qualche articolo che volevo commentare con lei per un paio di ragioni. Il primo era questo. Federica Sterriglia ai cittadini. Domanda. Federica è il capo, l'imperatore della Legion? Sì. Sì. Ah, bene, sì. Bene. Federica, amico nostro, sì. Ecco, qua dice una cosa. Se mi chiedete un consiglio, non mischiate nuclei familiari differenziati. Al massimo due per occasione. Se gli chiediamo un consiglio. Sì, gli chiediamo un consiglio. Beh, ci dava il suo consiglio su come affrontare questo problema. Come diceva Confucio. Anche, certo. Ma chi te l'ha chiesto un cazzo? Vai mona detto male. Grazie. Adesso vorrei proporle questa... Eccolo qua. L'ultimo giorno di shopping in libertà. Da domani pattuglioni da zona rossa. Confucio. Anche qui Confucio ci viene in aiuto per interpretare, per capire meglio la situazione in cui pattuglioni. I pattuglioni. I pattuglioni, Confucio diria i pattuglioni che coglioni. Chiaro, diretto, secco, procediamo. Procediamo alle prossime. Procedi. Oh, e qui il nostro presidente, il nostro... Imperatore Conte. Ah, il nostro imperatore Conte ci dice, evitato il lockdown, pronto ad andare avanti se solo c'è una squadra unita. Conte, te parli monade, sei in lockdown. No? Non sei in lockdown? A me pareva anche che sei in lockdown. No? Confucio, gave si dito. Pimpinela non di monade. Te sono un pimpinela. Pimpinela. Okay. Sì. Ah, ma lei, signor Confucio, le posso chiedere, ma è la prima volta qui a... Dimmi che ti dico. Ma quanti anni ha da, signor? 85. 85? Sì. E noi cinesi sembriamo sempre tutti uguali. 85? Sì. La vedi? Col baffo, un poco griso. Un poco grigio, no? Sì. Lo capisci? Dopo 70 noi cinesi... Questo è un pochino più lungo. Non si è più corto questo. Devo dare il balbiere. No. Comunque, tornando alla gravità della situazione qua a Trieste, quest'anno c'è un momento molto duro per la nostra città, ovvero il Natale sub non verrà fatto nel Golfo. Bensì la messa verrà fatta a Sant'Antonio. Vuole dire qualcosa? Secondo me, Confucio, che avessi detto, sarà una merda. Va bene, la rassegna stampa è finita. Vogliamo commentare un po' anche la situazione così in generale che abbiamo qui in Italia, la mascherina. Mascherina ovunque. Sì. Sì. Beh, penso sia un giusto presidio. No, sono una monata. Ah. Non sai di niente.
però in Cina le usate, giusto? Sì, in Cina noi usiamo. Sì. Goi metami mascherina, perché cin. Ciao. Il nostro imperatore. Sì. Ne cacciamo un dollaro, mi ha detto, oh, te dico me, se ti pira. Mi ha detto, allora, mettiamo una moneta, mascherina. Come da mascherina, perché i cinesi sono un po' come, no? E quindi possiamo non usarlo. No, perché poi gli italiani sono buoni come i cinesi. Va bene, quindi la situazione qui... Sono meglio. Cioè, gli va nuovo Covid. Nuovo Covid. Ah, la variante inglese? Sì, c'è una monata. Sì? Come metà quella anche lì. Ma però è inglese, non è cinese questa? Sì, che l'ho comandata su Amazon, che l'ho comandata alla Vezza. Alla Vezza. Alla Vezza in Inghilterra? Sì, alla Vezza, alla regina, alla Vezza. Sì, e le ha spruzzate Buckingham Palace sulla gente che passava sotto, no? E le ha buttato pla, e adesso è sbagliato inglese. Ma c'è una monata, è uguale a quella di prima. Ah, questa roba? Sì, c'è una monata, c'è tutta la monata. Quindi siamo tranquilli? Sì, becchi e bastonai, come già conosci già. Becchi e bastonai, sì, becchi e bastonai. Grazie. Prego, signor, dimmi che te dico e dimmi che te dago. Mi te posso anche dare. Dopo questa chiudiamo il collegamento. Signor, dimmi che te dico e... Signori, grazie ancora per... Fuia! Grazie ancora, signor, dimmi che... Why?